Scarabeo, oggi pomeriggio è una giornata importante per il rilancio di questa regione, per il rilancio dei nostri borghi e anche per la futuribilità dello sviluppo turistico, soprattutto partendo da Venafro. Ma sicuramente, io ritengo che l'incontro di oggi sia un incontro significativo, possa essere l'inizio di uno sviluppo economico e quindi di conseguenza anche un miglioramento sociale del nostro territorio. Partendo appunto dalla via Francigena, sapete benissimo a che periodo insomma in particolare fa riferimento, intorno all'anno 1000, partendo dal centro dell'Europa, toccato parte della Gran Bretagna, la Gran Bretagna sud meridionale, per poi in qualche modo attraversare buona parte della penisola, la nostra regione, la nostra città, la Puglia e finire in Terra Santa a Gerusalemme. Quindi questo percorso storico, in qualche modo religioso, può essere un'opportunità appunto per valorizzare e mettere in risalto quelle che sono le bellezze naturali, artistiche, architettoniche della nostra regione, ma anche valorizzare sempre di più quello che è il turismo e l'attrazione, la tradizione enogastronomica. Per quanto riguarda invece un progetto molto più ambizioso che è il Molise in miniatura. Il Molise in miniatura è un'idea che è partita un po' di tempo fa dal gruppo imprenditoriale che si identifica sulla mia famiglia. Noi abbiamo riqualificato questo spazio verde al centro di Venafro, l'unico polmone che in qualche modo oggi è ben visibile a tutti, con quale armonia e con quanta partecipazione viene vissuto. Questo già per me personalmente è un motivo di grandissima soddisfazione. Io ho abitato nei pressi della Villa Comunale, io sono nato in via Bassano del Grappa, una via adiacente alla Villa Comunale, e per oltre un ventennio insomma ho partecipato e ho goduto usufruendo appunto di questi spazi. Oggi questo può essere l'inizio attraverso un investimento fatto da un privato in perfetta sinergia con l'amministrazione comunale, con l'assessore delegato, la dottoressa Tommasone, per cercare in qualche modo di mettere in risalto quelle che sono appunto le peculiarità, le caratteristiche architettoniche, culturali, storiche della nostra regione, mettendole in rete e facendole appunto transitare e partire dalla porta, da una delle porte del Molise che è appunto Venafro. Da questo può esserci l'opportunità di poter guardare oltre, anzi non c'è più quel tipo di velleità, ma oggi inizia ad essere un'esigenza per cercare in qualche modo di dare un futuro soprattutto ai nostri amministrati e ai nostri figli.